sacco. È un po' strano, sovrumano. Sovrumano perché? Deificare è sempre stato normale, da quando ci sei tu non lo sarà mai più. Quando è coche il gatto beve dal bidet, il gatto beve dal bidet, non ci poteva credere, il gatto beve dal bidet. Acqua tiepida perché io mi sto facendo un bel bidet. Figa donata, se me la c'ho niente io la faccio finita.
Sento soffocato, un'amica è morto ieri, caso disperato, una vita bene, sera disintossicato. L'ho trovato morto lì, ho fumizzato, lavora sto ritmo, non lo fanno neanche i cani. Acrobati da circo con e senza le mani, ma sto porosi, rischi sovraumani, funziamo come non ci fosse domani. Ci urlan come matti, io mi sento hip hop, sorrido della scena, scatta l'occhio sul mio capo, sguardo da iena, mi rimetto in piedi, tolgo i vetri dalla giacca, lui mi carica un destrone viola di rabbia, me lo spara in pieno volto, fa un male cane, e mi scappa un sorrisetto, passato di un infame. Che realizzo, scatto in piedi in un secondo, lo comprendo pienamente, come il mondo che è rotondo, per spezzare questa noia, un po' per far condicio, come gatto sui pendù, lo stage diving in ufficio.
bacio. Buttati, buttati, buttati anche tu dal bar da nerfar. Stego dai di più, come gli armadilli più duri del silicio. Se la noia chiama, fai sì timing in ufficio. Nella nebbia si scorse un treno. Trenord merda. Poteva. Finalmente ce ne torniamo al lavoro. Dopo due giorni da silenzio, da spero, e si preannuncia il lunedì bollino nero. Yo! Maltrattati come bestie da soma. Se ci girano i coglioni li mandiamo tutti in coma. Non sono treni ma carri bestiame. Più che un branco sembriamo uno sciame. Pensieri sporchi che ci fanno vergognare, il pervenismo ce lo fanno vomitare. Getti gli occhiali dall'aspetto cortese, la super rabbia alla fine del mese. Poi succede, arriva un guasto, ci senti impotente come premere un tasto. Andiamo in stand by per tutti sti guai, mai poi mai non arriveremo mai. We'll be right back.
sali di strada che essendo l'infermiera fammi già nel sacchio da te voglio fino a sera. Uacacacacacacacà la pu uacacacacacacà. Yeah! Signora mia non tossisca, tanto siamo dal dentista. Amica mia sei una lisca, forse bene l'annuisca. Go! Sorriso di metallo, strumenti in bella vista, situazione di stallo. Gola che prude rosicchiata da un ciarlo. Sarà cacciato, forse è meglio che non parlo. Uacacacacacacà la pu. Uacacacacacacacà yeah! Signora mia non tossisca, tanto siamo dal dentista. Amica mia sei una lisca, forse bene l'annuisca. Finalmente il mio turno, passo la tendina. Il dottore è proprio lì che sfoglia l'agendina. Mi fa accomodare, dice si rilassi. Io penso al colpo di grazia schiacciata da dei sassi. Il dottore si china, posizione supina. Trema la manina e la mascherina. Il prurito non si arresta, parte un colpo di protesta. Il dentista stizzisce, mentre asciura tazzisce. Signora mia, non tossisca, yow! Tanto siamo dal dentista. Signora mia, non tossisca, yow! Tanto siamo dal dentista. Signora mia, non tossisca. Tanto siamo dal dentista. Signora mia, non tossisca. Tanto siamo dal dentista. Noi siamo i Super Gifted Armadillos, che vuol dire armadilli super dotati, perché l'armadillo è l'animale che in proporzione alla lunghezza del suo corpo ha il pene più lungo. Tocca a te adesso, facciamo un pezzettino per lui. Non è proprio così lungo il mio, lo so al suo, come il trucco. Parliamo un po' di musica. In ordine di lunghezza, okay. Come siamo disposti, no? Saltiate questo per noi. E niente, parliamo di quello che suoniamo, magari bravo, è molto sì, interessante, bravo. Ok? Lui suona la tromba, però ha perso la parola, diciamo, e da lì ha iniziato. E io sono la batteria. Della macchina la batteria. La chitarra con quattro corde. Chitarra, voce. Io chitarra. La chitarra. Credo che me lo dicevate voi. Facciamo pulp scratch, lo siamo inventati noi. Sappiamo. È un genere tutto a sé. Lo sappiamo. Programmiamo. Perfetto, non abbiamo più niente da dire. Influenza musicale James Brown. Che ci sta. Finito. Ok, io invece dai, adesso cerco di essere un attimino serio. A me piacciono molto gli Statuto, diciamo come ska, nudo e crudo, proprio così. Poi qualche influenza, diciamo che non si nota, però dai System of a Down. Non c'entra un cazzo gli Statuto, però fa niente. Io non so suonare, per cui io ero monster e basta. Ci sta anche i Sex Pistols, dai. No, Sid non era quello stacchi Jack. Ah, sì, ok. Io ci sto ancora pensando intanto. Allora, io quando siamo nati mi ero basato tanto sui Bassi Istinti, che non, probabilmente magari tanti non conoscono, però hanno fatto anche forse solo un CD.
e un po' lo ska italiano in genere, non ska core ma ska, poi cioè, influenza e basta. E io posso dire i Bevera Hills, che sono un gruppo di beverate, e Cristina D'Avena. diciamo che per le influenze dei testi ci basiamo su fattacci che ci accadono nella vita di tutti i giorni. Un po' l'influenza, appunto. Sì, tipo aracnofobia, Trenord, cose della vita di tutti i giorni che diciamo che ci aiutano a far correre la canzone. Poi ci accorgiamo che hanno un valore, riteniamo. Poi ci sono cose che per fortuna non sono di tutti i giorni, tipo le gaffe. Sì, vabbè, dai, tranqui. Quelle capitano sempre. No, perché comunque sì, potrebbe sembrare un approccio molto ignorante, anche perché non so se poi nei live si sentono bene le parole delle nostre canzoni, perché sono tante. Però sono tante dette molte alla svelta. Però diciamo sì che le ponderiamo parecchio. Sì. Ciao Valeria, lui parlerà dell'aneddoto imbarazzante che mi riguarda. E io l'aneddoto imbarazzante, che è uno dei tanti, però è il più. Ci abbiamo fatto anche una canzone che si chiama La degustazione col Marchese. Non ce n'è ancora Valeria. Siamo andati a fare un live dove ha piovuto e ci siamo ritirati in questo pub a Malgrate. Io non sono andato. E c'era anche gente che non era del gruppo. Perciò prendiamo da bere, ognuno ordina qualcosa. Lui è davanti a un'altra persona, è una donna. E gli chiede se prende il vino, se ha mai fatto una degustazione. Lei no, no, no. Lui sì, adesso la facciamo io e te insieme. La prendono, arriva il vino, tutti stanno bevendo. Lui la guarda, agita il vino, sorseggiano tutte e due. E poi gli fa, adesso vediamo un po' i gusti di qua di là. Un sorsino. Ah, ma tu hai il ciclo. E la gente, delle minestre volano. Silenzio nel pub. Sì, fa, no, perché le donne quando hanno il ciclo mestruale sono più recettive. È profumo, è vero. E questa è una delle classiche stronzate che ci capita. È rimasta secco. Andiamo in giro.